Tu non sei drag-free, ma tu sei natural. Ovvero, natural è colui che in questo momento potrebbe non essere sotto assunzioni. Ma io sono sotto assunzione, tranquilli ragazzi. Ok, Francesco, spiegami gli esercizi principi dello strongman. Oggi andremo a fare 4 esercizi. Uno è log lift, che è questo attrezzo qui. Praticamente il log lift nasce come un tronco di legno con due maniglie ricavate all'interno. Si prende da terra e si solleva sopra la testa. Ovviamente per un discorso di deterioramento dei materiali, eccetera, è stato optato per rifarlo in metallo, che rimane invariato. Quindi le persone vanno inserite dentro questo vanno tubo? Inserite all'interno e poi buttate al cassonetto. No, in realtà praticamente si solleva da terra, si appoggia sulle gambe, okay. Si gira l'attrezzo, tipo un overhead press, e si solleva sopra la testa. Ho capito. E si può fare sia un push che uno split o un jerk. Già, perché c'è questa ferraia qui? Dobbiamo fare il video, che serve sta roba? Poi praticamente andremo a fare il farmer's walk, che è la camminata del contadino, e riprende un po' quando i lattai portavano i bidoni del latte, e praticamente anche questi sono stati rifatti come dei grossi manubri caricabili. Mia mamma porta le buste della spesa, è uguale. Sì, considera che nella mia categoria è 140 e 140 per braccio. Poi andremo a fare lo stacco tire deadlift con queste ruote in metallo. È leggermente più alto, invece che 22,5 cm si trova a 38 cm da terra, cioè, al bilanciere. Un frisbee, non lo capito. Sì, le metti al bilanciere e poi ci fai lo stacco. Non sumo. Dopodiché andiamo a fare il martello di Thor. Hammer's Hold. Consiste nel sollevare il martello all'altezza fra la fronte e il mento per più tempo possibile. Ma dove cazzo pesa? No, a poco, sarà 12 kg. Sono un po' di allenato, allora. Io sono già stanco. È stato bello, ti un saluto. Complimenti. Spiegami bene questo martello come funziona. Praticamente si solleva con un braccio all'altezza fra la fronte e il mento. Posso stare anche un po' inclinato? Leggermente, ok. Quindi qual è la prova? La prova è mantenerlo più tempo possibile. L'abbiamo fatto provare a tutti quelli che sono venuti prima di te e lo continueremo a far provare per vedere chi è più forte. Ho capito, ma e se mentre sto così parte un fulmine e rimango folgorato? Ma di solito non succede. Amore, io sono pronta per allenarmi. Penso di aver appena avuto un colpo di fulmine adesso. Meglio di no, Domingo. Ma perché abbiamo messo su questo rialzo? Allora, perché partire da terra metteresti la schiena in posizione scorretta, invece qui riesci più o meno a mantenerla abbastanza. E allora quando sollevate l'Atlas Stone, scusa? Però quello è un altro esercizio. Che non faremo. Quando verrai in palestra da me si farà. Procedi. Praticamente cosa si fa? In una prima parte si afferra il log lift come se fosse uno stacco da terra, non un rematore. Si appoggia sulle gambe, ci si piega leggermente avvolgendo il log con il busto, dopodiché si srotola in modo che lui salga sopra di noi senza far fatica, perché altrimenti faremo tutto di discipite. Okay. Dopodiché si spinge. Si può spingere ovviamente in quattro modi: strict, push, split o jerk. Sceglierò il push. Il movimento, diciamo, intero sarebbe questo. Si solleva, ci si abbassa, si rotola e si spinge. Ora, tu stavi già piegato, stavi tipo un'inclinata. Comunque c'ha uno spessore, quindi non ti permette di stare. Allora il push non devo farlo, basta che sto già così. Ora perché è leggero, però okay. Se no fai push. Poi mi ha preso la barba, diciamo. Fino a che non è qui, te non devi durare fatica. In tutti gli esercizi strongman, quando c'è una maniglia, si prende sempre al centro. Sollevalo. Non lo girare mai verso di te perché non ha possibilità di rotolare, okay. Altrimenti. Piuttosto che sia in là, sì. Su. Appoggio, giro, piano piano, giù. Guardi sempre avanti. Non riesco a percepire il carico perché è leggero. Mettiamo un peso per cui non riesco a fare tutto sto gioco facile. Io penso una settantina di chili. Vai. C'è più penso veritiero per me. Qual è un buon carico per il mio peso? Allora, te a quanto careggi? A 90 kg? Sì. Mi sembra che è 100 in gara. Un po' rap, parlo. Suale. 70 kg. Rivolgilo in là perché sennò non lo giri. Appoggio, giro piano piano, devi
capire mamma queste mia, cose del girare. Che situazione ingombrante. Avere cose grosse in mano non è abitudine tua, via. Ci mancherebbe anche. Bravo Gianluca. Cazzo, meglio di me. Allora, 80 kg, parto così. Parti normale. Me lo metto qui. Sì, però è bravo questo. Devo farmelo girare, ma senza dare il colpetto di gambe? Deve rotolare. Il colpetto di gambe va bene, ma deve rotolare. Non deve far fatica di braccia. Le braccia devono essere morte. Bravo. Gambe. E su. Gambe. Su. Ma ce la faccio. E va bene, dai. Oh. È questione d'abitudine. Riesco a correre. È cambiato tantissimo 10 kg. Però tu più forte di me, te lo dico. Dai, gambe, su, andiamo. Occhio, occhio, occhio. No, molla. Pesante, oh, da 70-80. Cioè, il problema è che sta qui, non riesci a vincere la resistenza. Cioè, il bilanciere col military press, fai subito. Qua devi proprio inclinare, o inclinarti un po' di più, ma ho quella paura di cascarmi in testa un pezzo di ferro del genere. Dai, Domingo, come dici te, non fai carichi da donna incinta. No, mi becco una contrattura adesso. Mi fermo qua, passiamo al farmer walk. Vai. Nel farmer's walk, diciamo che la partenza è molto simile a uno stacco con la quadra bar. I modi in cui si può partire sono due. Uno a piedi pari, che è quello, diciamo, classico, in cui si fa uno stacco e poi si inizia a camminare. C'è un altro metodo che, diciamo, ti fa risparmiare qualche secondo e ti dà meno sbilanciamento in partenza. Ovviamente dipende da persona a persona. Io mi trovo meglio di solito così. Cioè, che è simile a una partenza da 100 metri, però praticamente si parte 15 metri, si appoggia, si gira, okay, faccio più giù, e si torna indietro. Cioè, qual è la prestazione? La prestazione è che praticamente in ogni categoria c'è un tot di peso da utilizzare. Cioè, massimo ai 75 secondi. Chi fa questi 25 metri lineari oppure 15 e 15 vince. Quindi chi fa prima? Il peso è, nella mia categoria, per esempio 140 e 140. Per lato? Per lato, sì. Nella tua sarebbe 120 e 120. Adesso sono 40 kg, giusto? Ora sono 40 kg. Ma facciamo una prova intanto tecnica. Allarga piedi. Tieni i piedi leggermente più larghi. Sì. Giù. Perché si tiene i piedi larghi? Perché per essere più stabile, immagino. Per essere più stabile, ma perché poi nella fretta, quando vai veloce, i piedi tendono a stringersi. Quindi se già parti con i piedi stretti, se si stringono ancora di più rischi di inciampare e di cadere. Direi di caricare il doppio di quello che c'è adesso. 40 kg per lato più le due aste, che sono 17 ciascuna, sono 114 kg. Vai. Da dietro prendimi. Prendimi da dietro, se vuoi. Prendimi da dietro. Dai, siamo nel 3000. Direi così, basta. Anche, potrei fare di più, ma c'è da imparare bene il ritmo della camminata, ci vorrebbe un po' di magnesite, ci vorrebbe anche Francesco Gioia che venisse qui a consolarmi. Povero perché... Domingo. Non è mica sempre Domingo. Se per questo hai fatto la figura peggiore nell'altro mio video, Infilo l'asta dentro il buco, pingo. Ma mi trapani fra un po'. Un po' più delicato, la mia prima volta oggi. Però scivola bene, eh? Sì, ci ho messo la vasellina. Non lo puoi fare a sumo. Solo regular. Come no? Perché nello strong non si può fare sumo, puoi fare solo regular. Quanto pesano questi dischi? 27 l'uno. Quindi sono 54-74. Bravo. Beh, così è facile. Carichiamo per bel po', io mi sento forte. Cos'è? Servono per fare la doppia prona senza che ti s'apri le mani. Interessante. Fascette. Vero strongman non usa mezzi illeciti. Ma nello strongman è lecito, quindi ti andrebbe usato. E io non lo voglio usare. Farei molto poco in questo esercizio. Userò la mista, bello mio. Vai. Senti, carica un po' pesi da uomo, mi sono stufato. Vabbè, in questo esercizio, se vuoi fare più chili rispetto a quello che fai da terra, devi stare leggermente più indietro con le spalle, non in avanti. Stai spiegando a me come si fa lo stacco da terra? Certo. Questo, tu a me vuoi spiegare la tecnica di esercizio? Questo lo so fare meglio di te sicuramente. Questo è uno stacco dai blocchi, niente di più, niente di meno. Lo stacco dai blocchi è più alto, questo è più basso. Uno stacco dei blocchi è ancora più basso. Ma per guadagnarci chili davvero devi far così. Lascia fare a papà. Come me devi fare 30 kg più del tuo massimale da terra, per essere effettivo. La regola è 200, 230, va bene. Non è vero. È vero, non è vero, hai letto tu. Non penso sia 200, dai. Sì, sono scarso regola.
Ma che è sta roba? Su! Quanto è sto peso? 170. Ho detto 200, strongman. 200 strong, ora si fa 220 direttamente. Metti 220. Perché mi ha preso? Va bene il farmer walk, va bene il martello di Thor, va bene il fallo olimpico. Questo è uno stacco dai blocchi. Non è uno stacco dai blocchi, è più basso. 230 kg, sarà un vero scherzetto per me. Oh, lo strattonare il bilanciere, no, me l'ha detto Domingo. Io parto piano, bello mio. Sto ancora scaldando. Eh certo, 230 kg. Niente, no. Metti quel cazzo che vuoi, anche 300 kg. Dato che gli strongman per fare questo esercizio usano corpetto, infilata, fascette, rimbalzi, doping. Io userò una cinta in più. Sei d'accordo, Francesco? Ma per me ne può mettere anche tre. Beh, non ho abbastanza spazio, il mio busto è... Tanto fai sempre 100 kg meno di me. Ci arriviamo a quel peso, tranquillo. Dai, Domingo. Non si alza, non si alza. Che magari faceva, capito, da doppio. Mi provo su... aspetta. Come del suo mondo? Non ci vuoi neanche provare. Questo è proprio... Non è vero. Gianluca, vuoi provarci tu? Okay. Le fascette, eh? Vediamo, dai. Ti porta via il cim, mi dice no. Ma tu tanto ce le leve. Tanto dirà che c'ha le leve. E la scoreggia mi ha destabilizzato. La scoreggia... Perché io ero sdraiando lì a riposarmi fino ad ora. Passiamo al martello, dai. Allora, fammi vedere perché qua c'ho un po' più infiammato sto braccio, quindi vorrei evitare, anche se è più no, forte. No, più basso. Fammi vedere se il sinistro è meglio. Caia, non ti fa male, no, però resisti. Ho fatto un po' di curl recentemente e non stavo benissimo, aspetta. Allora, te lo dico io, 3, 2, 1. Cosa ha fatto Gianluca prima? Non si sa. Vai a fare in culo. Vai. Devo stringerlo o mai non stringerlo? E stringilo un po', cioè senza forzare. Ma... Ti guardo Gianluca, ti guardo. Dai, sforzati, un po' più su. Attor! Non è un gioco! Dai, 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 su, su, su. Vabbè, dai, 46 e 50. Interdentato. Sono pezzo di merda. Reso conto. Vabbè, secondo me per essere la prima volta sei stato bravo. Sono prossimo a diventare Master 1 fra un anno, quindi vorrei preservarmi. Basta che non diventi Master Wallace. Però. No, quello mai. Siamo arrivati al termine del video. Ho provato tutte e quattro le prove tipiche dello Strongman. Falca l'Atlas Stone, ma quella... Preferisco evitare, anche perché tempo fa ho spostato un masso per liberare una strada, per far passare una dolce donzella, e più o meno ho capito la difficoltà di sollevare un masso e ribaltarlo. Però loro se lo mettono sopra, mentre io l'ho solamente buttato giù. Togliamo il dettaglio che c'era una persona sotto che stava prendendo il sole, ma era lontana per fortuna. Che ne pensi di questa prova? Ma secondo me è andata bene, ora, essendo la prima volta che li fai, secondo me è andata più che bene. Qual è l'esercizio che hai visto meglio? Forse lo stacco, perché era più simile. Oh, anche il farmer. Lo stacco sei un po' somarello, perché comunque c'hai le tue teorie, quindi teorie. Ti smuovi di lì. Come sempre vi rinnovo l'invito ad iscrivervi solamente al mio canale e al mio e anche al suo, lasciare un commento di cosa ne pensate di questa esperienza, se vi è piaciuto di più la mia prova o Naomi. Ti vedo contrariato. Non avevi detto niente più battute su... No, scusa. Tanto dopo si spegne la telecamera. No, no, cioè... Allora, Frangeli, io ti chiedo scusa. La violenza è sempre a telecamera spenta. Ti chiedo scusa per tutto quello che posso averti detto durante l'alzata. Devo dire che hai una panca spettacolare, uno squat divino e uno stacco didatticamente perfetto. Penso che potresti fare il mio mestiere senza problemi. Anzi, ti cedo proprio il... Passo per tutto! Se io dico sono pelato, e non mi danno più del pelato, perché dicono non si offende manco lui, cioè, da solo. È una tecnica. Scherzi sul doping, no? E te non ti danno più del dopato, perché non ti offendi. Certo, io sono dopato, sì, anzi, sì. Me ne vanto, sono fiero. Diciamolo chiaramente davanti alla videocamera, no? Fare dei propri punti deboli, diciamolo chiaramente, punti di forza. Diciamolo chiaramente, no? Ok, non lo diciamo. Va bene. E privacy, lo capisco, sì, io sì. Lo capisco. Dillo davanti alla telecamera che sei dopato, però tu non l'avevi capito. Ah, no, forse faccio finta che non l'avevo capito. No, il discorso è che io penso, al contrario di lui, che quasi tutti gli atleti a livello agonistico, di un certo livello, quindi non sono un certo livello, che vanno a presentarsi in contesto internazionale in cui tutti gli altri atleti fanno uso di certe sostanze. Beh, non è che è proprio è normale. Nello strongman sì, sicuramente sì, e in molti perché altri sport perché non c'è l'antidoping sì. Vieni FPL a fare i chili che fai, tu non sei mai venuto perché non volevi prendermi per il culo, io... così hai detto, mi ricordo, è stato sincero. No, io sono andato. Precisazione, tu non sei drag free, ma tu sei natural, ovvero natural colui che in questo momento potrebbe non essere sotto assunzioni. Ma io quindi... sono sotto assunzioni, tranquilli ragazzi. Cioè, in questo momento? In questo momento? La maglietta, questa è quella che mi hai dato tu, vero? Sì, ma è lavata. Hai detto alla ragazza che era usata. Però è lavata. Se la settimana mi testano è perché c'è il tuo sudore, io sì, risulto positivo. Culo.
tutorial. Ho fatto un tutorial alla fine su come creare un video divertente, tecnico, un po' dissatorio, frizzante, al limite del politically correct, sperando che nessuno e nessuna si sia offesa, soprattutto, giusto? Yes. Tutta l'attrezzatura che vedete nella mia home gym è ovviamente sponsor Power Gear, azienda leader nel settore da tanti anni, tutto acquistabile sul sito www.powergear.it e in cui potete usufruire del mio codice sconto DOOM64 avendo un risparmio totale del 6%, unico in Italia a darvi questo sconto. Quello che potete comprare ovviamente è un half rack per poter squattare e spancare in sicurezza a casa, una panca regolamentare con schienale molto duro, i dischi ovviamente Power Gear con taglio sottile per poter riempire tutto il bilanciere senza problemi e ovviamente una pedana in 2x1 professionale per poter evitare noie con i vicini, una leva da stacco e un bilanciere 29 mm Power Gear con cui potete caricare tutti i dischi che volete. Tutto questo ovviamente sempre su www.powergear.it.